E ora parliamo della riforma Gelmini, la riforma dell'università che per molti versi guarda al Trentino. Merito, efficienza, atenei autorevoli, rettori a termine. Questi pilastri della riforma Gelmini per l'università. Lo stipendio dei docenti aumenta da 1.300 a 2.100 euro al mese. L'età per l'assunzione si abbassa da 36 a 30 anni. Il rettore resta in carica a tempo determinato, 8 anni. Tra le novità della riforma, l'obbligo di assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato dopo 6 anni, se ritenuti validi. Nel CDA sono previsti membri esterni, 12 il numero massimo di facoltà previste per ciascun ateneo. Insomma, via ai rami secchi. Scatto degli stipendi solo per gli insegnanti migliori. Dunque l'università italiana, piccoli passi, torna al passato al rigore d'un tempo. A ben guardarla, la riforma si ispira al modello trentino, spiega il rettore Davide Bassi, che già in passato aveva messo le mani avanti in tempo di tagli agli atenei, che si guardi, aveva detto, al merito. Infatti qualità della ricerca e dell'insegnamento faranno la differenza nell'erogazione dei soldi previsti dal governo. Ci sono vari aspetti organizzativi, il più importante è quello che ricollega finalmente ricerca e didattica, un'anomalia solamente italiana che finalmente viene risolta.